so cosa dire, se non lo vediamo. State riuscendo a organizzarlo? Io sono stata un po' impegnata con il concorso, poi dopo mi sono rilassata, sinceramente. Non volevo più mi vedere che non c'è mai. Infatti. Quindi la problema è stata in turismo. Ora sei più esaurita. Sei sempre più esaurita? Io l'avevo sempre più esaurita. Penso che questa roba umana, troppo umana. Non voglio parlare. Questo argomento, non voglio parlare di prima con le ragioni. Mi è fatta veramente troppo sempre. Io sono importante, una brutta impressione, cioè una brutta sensazione per me. Dei suoi precedenti, questo passato. Appunto. Il problema è che loro si adagiano molto su queste storie. Cioè, anche Michele, no? Dice, quelli sono predisposti. E che significa, cioè? Cioè, capito che cosa ho capito, Non è se che perché uno è predisposto deve per forza... Mi ha detto, se avevo avuto un problema di costruzione, che è venuta da te. Per forza è venuta da me. Ma tu stesso lo vuoi conoscere? Sì, certo. Allora, non è certo al 100%, ma potrebbe essere una femmina. Tu vuoi la femmina? Lui vuole la femmina. Tanto per me è uguale. Mi chiamo sempre Maria Francesca, normale. Per me è femmina, normale. Mi ha un po' ogni tanto fa Luisa, ma tu non la devi chiamare. Sempre Maria Francesca. Mi sa che... proprio Maria Francesca. Però il sesso, no, la diagnosi femminile di sesso, a differenza di quella di maschietto, si fa alla strutturale perché è una diagnosi, come dire, di esclusione, non è una diagnosi di certezza, cioè che si vede il pisellino come quando si vede il pisellino, però per me è una femminile. Sì. Solo che sta tutta incastrata. Ma è grande, non si è tornata, ci portava un po' più grande. Ha sofferto un po' più grande? No, lei cresce lo stesso. Ok, no, sì, abbiamo sofferto. Sì, è un po' più grande. Non voglio tu se la senti, Lara, stai in uscita. Io la sento spesso, il problema è che loro minimizzano molto questa cosa e quindi io spesso ho provato anche a chiamare Michele per dire questa cosa, però non ho sentito molto effetto, per dirti la verità. Lei l'ultima quando è venuta da me per questo problema delle mestruazioni mi ha detto che cioè, per lei il peggio è passato e che lei si sente meglio adesso. Per me è completamente di verità. Cioè, è proprio magrissima e secondo me un altro grosso problema c'era col bambino perché non è normale, Luisa, che tu a 2 anni e mezzo metti ancora il seno di figlio. Ma non perché, cioè non è una critica, io le voglio bene, tu sai, però io l'ho cacciata molto su questa cosa perché per me non va bene. L'ultima volta quando siamo stati in un locale e noi facevamo il segno. Pure con noi. Quando tu non venissi che doveva andare. Ogni volta che lui piange lui è cacciato il segno, ma per me non è una cosa. Nella maniera più assoluta. Questa 129.